Marco Alessandrini, l'emergenza pandemica impone un ripensamento anche urbanistico delle città. Cosa devono fare per crescere nuovamente? Vabbè, la pandemia ha determinato, come si suol dire, un nuovo paradigma, cioè è cambiato tutto. Cosa si deve fare? Io guardo alle esperienze che accadono in paesi, in città, in così luoghi vicino a noi. Milano vicino all'Europa, diceva Dalla in una canzone famosa, per esempio, si sono inventati una cosa che è il near working, cioè significa che si coltiva l'ambizione in una metropoli di avere a 15 minuti di distanza dal proprio luogo di residenza tutto ciò che serve per la propria vita, dal lavoro alle, diciamo, necessarie esigenze di svago. Penso che questo incida positivamente sulla mobilità, sulla viabilità, su anche l'idea di recuperare tessuti di porzioni urbane. Milano naturalmente è una, diciamo, metropoli da milioni di abitanti, noi viviamo una realtà diversa. Io quello che credo è che oggi come oggi noi dobbiamo uscire naturalmente da questa crisi. Sebbene vorremmo tutti da domani ritornare alle nostre abitudini di vita, ciò non sarà esattamente così, ci vorrà ancora un po' di tempo, il tempo necessario a che le vaccinazioni si diffondano, ci sia l'immunità di gregge, queste cose insomma che abbiamo tutti, ai noi, imparato a conoscere. Poi immagino che sempre meno automobili circoleranno per strada, perché credo che il telelavoro, il lavoro a distanza, anche con le sue contraddizioni, rimarrà tale. E allora penso che sia anche un'occasione per ripensare i tempi e i modi della città, non solo appunto una metropoli come Milano, ma anche la nostra Pescara. Perché come sempre crisi ed opportunità sono il rovescio della stessa medaglia. Adesso usciamo dalla crisi e poi cerchiamo di cogliere le opportunità. Se volessimo, come dire, ampliare l'orizzonte, io sono rimasto colpito facendo in questi tempi qualche lettura in più del solito. Il World Economic Forum, che insomma è un'organizzazione di questi internazionali che studia le cose del futuro, non è che sempre ci prenda, però di questo sono certo, e cioè che di qui ai prossimi anni ci saranno milioni di nuovi posti di lavoro, se ne perderanno altrettanti, però ci sarà sicuramente un saldo positivo. Tutto questo avverrà all'insegna della tecnologia. E quindi, diciamo, bisogna prepararsi ad affrontare il cambiamento, perché il cambiamento riguarda noi tutti in tutte le nostre dimensioni, dalle abitudini, diciamo, semplici di vita alle prospettive più ampie. E quindi siamo, nonostante tutto, sempre fiduciosi verso il radioso sole dell'avvenire. Marco Alessandrini, insieme a un gruppo di amministratori che ha accumulato esperienza nella guida delle città, ha lanciato un pacchetto di proposte al nuovo segretario del PD Letta e anche al nuovo governo. Quali potrebbero essere quelle da applicare immediatamente? Prima di tutto spiego di cosa si tratta. Il cosiddetto gruppo dei 93, cioè un gruppo di ex sindaci da Aosta a Palermo di tutte le targhe politiche, che vogliono dare il loro contributo esperienziale rispetto alle questioni sul tappeto. Allora ci siamo confrontati con i mezzi che oggi, ahimè, ci consente lo spirito dei tempi, ma comunque sempre importanti. Allora abbiamo redatto un documento, ricordo, gruppo 93, ispirato alla legge numero 81 del 1993 per l'elezione diretta del sindaco. Io penso sia la migliore legge elettorale del nostro paese, apro e chiudo parentesi. Abbiamo inviato un pacchetto di proposte, diciamo, innanzitutto al primo ministro, al neo primo ministro Draghi, e poi anche ai segretari del partito, fra cui certamente Enrico Letta. Diciamo vari punti. Io quello che mi sento di sottolineare è la necessità comunque sempre di un forte coinvolgimento della base, e quindi dei territori, e quindi dei sindaci, che sono il punto di riferimento di questi territori. È indispensabile, e questo è il grande sforzo per il quale credo alla fine sia stato chiamato Mario Draghi, essere in grado di spendere bene e velocemente questi soldi, 209 miliardi di euro, che sono il volto migliore dell'Europa, troppo spesso vista come matrigna, che rappresentano un'occasione irripetibile per in qualche modo l'economia disastrata in questo momento del nostro paese. Abbiamo bisogno di velocità nell'azione, ma anche di interventi, diciamo, ad hoc e mirati. Per questo riteniamo che
il punto di vista dei territori debba essere sempre tenuto nella dovuta considerazione per affrontare l'emergenza sicuramente, ma anche per immaginare la ripartenza con interventi che vadano in quella direzione che sostanzialmente è oggi indispensabile: innovazione tecnologica, coesione territoriale, attenzione all'ambiente. Ecco, questo trio di interventi, diciamo così, questo terzetto di priorità, unitamente alla, diciamo, alla partecipazione dei territori, ci sembra essere la base indispensabile per la ripartenza. Volendo fare una battuta, come Enrico Letta, la passione politica per Marco Alessandrini non si spegne mai. Ma adesso non esageriamo con i paragoni, però a parte le battute, io penso che tutto sia politica, cioè fare politica non necessariamente significa essere seduto, non lo so, al consiglio comunale, perché tutto ciò che ci riguarda, la strada in cui ci troviamo, le persone che incontriamo, tutto è politica. E allora io sono contento di Enrico Letta alla guida del Partito Democratico, perché, parlo però personalmente, in qualche modo mi dà una speranza e una prospettiva, in quanto mi sento troppo giovane per, come dire, si ricorda quella cosa degli anni 70, turatevi il naso ma votate DC. Mi sento un po' troppo giovane per turarmi il naso e votare PD. Io penso che Enrico Letta, che è una personalità di assoluto livello, una persona seria e preparata, diciamo, stia al Partito Democratico come Draghi stia al governo, e cioè c'è una crisi del sistema politico in generale e del sistema partitico in particolare, e sono state chiamate personalità di indiscusso spessore e sono chiamate ad una svolta. Per quanto riguarda il governo, chiaramente la crisi politica che ha determinato la caduta del Conte 2 è nel senso appunto di fronteggiare la pandemia. Per il Partito Democratico fronteggiare una crisi interna molto evidente che ha portato le fragorose dimissioni di Zingaretti, che come se fosse un ostia ha detto nel mio ristorante si mangia male, ecco, quindi c'è molto da fare. Letta io credo sia partito col piede giusto, lui propone sostanzialmente, io credo almeno, insomma, una ricetta semplice: la fatica del, diciamo, ragionamento piuttosto che la velocità della battuta e del vaffa. Ha cominciato mostrando, attuando quelle che altrove sono precondizioni naturali, la cosiddetta parità di genere, quindi il cambio dei capigruppi in sede di gruppo parlamentare e gruppo del Senato, e adesso ci sono tante altre cose, l'idea cioè di costruire un fronte del centrosinistra il più ampio possibile, che sia alternativa alla destra di Meloni e Salvini, che a me non piace e penso anche a tante altre persone non piaccia. E quindi c'è da fare, c'è da lavorare, e credo che Letta stia partito col piede giusto. Poi un conto naturalmente è il vertice della piramide, un conto è la base, bisognerà vedere cosa succede in quei famosi territori di cui sopra.